Siamo con Antonella Faggi, sindaco di Lecco, che è uno dei sindaci che ha adottato un'ordinanza Bitonci, in particolar modo lei quella che riguarda la registrazione all'anagrafe degli extracomunitari. Ecco, perché ha deciso di prendere questo provvedimento? Ma mi sembrava innanzitutto il contenuto di questa ordinanza sotto il profilo giuridico ottimo, perché non fa altro che riprendere alcune normative che c'erano già in alto, ma che sono state completamente disattese negli ultimi anni, con il risultato che è sotto gli occhi di tutti. Soprattutto un capoluogo di provincia come il nostro, in una posizione anche particolare. Noi non abbiamo il 4-5% di popolazione di immigrati, però è un fenomeno che deve essere assolutamente tenuto sotto controllo. Tenuto sotto controllo significa verificare anagraficamente quante sono le persone che si iscrivono al registro dell'anagrafe del nostro comune per avere un dato certo e nello stesso tempo verificare anche le loro condizioni nel senso dell'abitazione, dell'ASL, per cui tutti dei parametri che normalmente vengono richiesti a noi italiani e non vedo per quale motivo non dovrebbero essere richiesti a cittadini che vengono dall'estero. Abbiamo anche dei problemi che sono stati segnalati dall'azienda sanitaria e una recrudescenza di alcune malattie come la tubercolosi, per cui è necessario monitorare questa situazione in modo che il fenomeno non prenda una piega più, diciamo, piega peggiore. Ecco, lei ha detto che non ci sono stati dei casi proprio particolari, però delle proteste sì, per esempio anche in consiglio comunale. Sicuramente, perché ovviamente quando la Lega si pone in queste condizioni con grande coraggio, che tra l'altro è un coraggio che è pieno di etica e di moralità, non è fare qualche cosa contro legge, è semplicemente cercare di individuare il meccanismo giusto perché la legge sia applicata in tutte le sue parti. Quando la Lega fa qualcosa così, gli altri insorgono. Per cui in Consiglio Comunale è stata portata un'interpellanza, io ho risposto, sono arrivati una cinquantina di extracomunitari, ma con grande tranquillità ho risposto che non era un'ordinanza per selezionare o in qualche maniera per creare difficoltà a coloro che vogliono trovare residenza. Possono trovare residenza chiunque qua Lecco, ma con i crismi giusti, con un lavoro, con un'abitazione, e questo deve essere assolutamente verificato. Cioè, a me non interessa che uno venga qui e che il vigile, quando va a verificare dove abita, abita in una grotta piuttosto che in una roulotte, no? Deve avere un'abitazione con tutte. Questo è anche un sistema per cercare di smembrare quel circolo vizioso di qualcuno che da una parte fa buona carità, si propone come volenteroso per aiutare queste persone, dall'altra parte gli affitta magari un locale, ne mette dentro 10 e ogni persona chiede 500 euro al mese.